Ciao a tutti, bentrovati una volta ancora con noi di Chiesa Livorno in Forma. Oggi incontreremo Monsignor Giusti, il Vescovo di Livorno, con cui parleremo dell'ultima celebrazione dell'anno pastorale, quella del Corpus Domini. Poi avremo ospiti una famiglia di livornesi, la famiglia Satriano, in partenza per l'Asia per una missione a Gentes. E poi ancora incontreremo Don Marzio della parrocchia di San Giuseppe, che ci racconterà della Cappella della Madonna della Pietà. Monsignore, mese di giugno la diocesi si appresta a chiudere l'anno pastorale con l'ultima festa, quella del Corpus Domini. Come sarà preparata? Siamo a fare il Corpus Domini come se fosse agosto. Può darsi che la temperatura nei prossimi giorni cali un po'. Sta di fatto che quest'anno c'è questa piena estate. Il calendario ci porta a festeggiare il Corpus Domini alla fine di giugno, perché la Pasqua è stata molto alta. Mi auguro che i livornesi sappiano partecipare, la faremo sulla sera e la faremo in ricordo anche i Don Quillici di quell'anniversario quest'anno e mediteremo l'Eucaristia proprio con le parole di Don Quillici, questo grande prete livornese che ha in corso il processo di beatificazione. Livorno è segnato profondamente dalla storia di questo sacerdote e la processione si snoderà come al solito, però cambiando itinerario da San Pietro e Paolo in cattedrale. Mi auguro una piena partecipazione e sarà sulla sera e sono convinto che se si perde qualche ora di mare non succede nulla, mentre invece è importante che il Signore benedica la nostra città. È la processione più importante dell'anno perché non si porta una statua in giro per le vie di Livorno, ma si porta nostro Signore Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia e credo proprio che la nostra città ha bisogno di una grande, bella benedizione per oggi e per domani. Poi ci sarà anche l'istituzione di nuovi ministri straordinari dell'Eucaristia, un altro servizio. Sono una cinquantina di persone. L'iniziativa l'abbiamo battezzata Farsi Prossimo. Cosa consiste questa iniziativa? Sarà una cinquantina di volontari che andranno a trovare, specie durante l'estate, tutte le persone ammalate. Per farli pregare, per portargli la comunione, se lo desiderano, ma principalmente per stare con loro, per andargli a fare una visita. Ci sono persone sole che a volte hanno difficoltà a andare a fare spesa, non hanno nessuno che li vada a trovare. Ecco, abbiamo creato questo gruppo di persone, una cinquantina di persone, che vadano nelle case a trovare le persone più sole, più ammalate, e se lo desiderano queste persone, poter avere un aiuto, poter avere una vicinanza. C'è già la Caritas che chi ha bisogno gli porta anche il cibo. Ci sono però anche tante persone che non hanno un estremo bisogno di cibo, riescono a sopravvivere, ma sono soli. Ecco, vorrei proprio con questa iniziativa che anche queste persone che vivono questi momenti di difficoltà abbiano una compagnia. Farsi Prossimo saranno 50 volontari che saranno benedetti, istituiti proprio durante la festa del Corpus Domini per andare a trovare chi è più solo e chi è ammalato. Mi auguro che sia una bella iniziativa anche questa per stare vicino ai più poveri di Livorno. Quest'oggi siamo con Esther, Pietro, Davide, Mattia, Olga, Noemi e Cristiano, la famiglia Satriano che si sta apprestando a fare un percorso molto particolare. Andrà in Asia per una missione, la missione a Gentes. Di che cosa si tratta, Cristiano? Ecco, la missione a Gentes è una forma di implantatio ecclesiae, come si dice. Praticamente andiamo a impiantare la Chiesa in un luogo dove Gesù Cristo non è conosciuto. O la Chiesa non è ancora radicata, ecco, nei valori delle persone. Quindi siamo un gruppo di famiglie che vanno e praticamente con la loro presenza, un po' come facciamo qui, vivono là secondo la fede cristiana e con la loro presenza appunto portano l'esperienza di Cristo risorto. Tra poco nascerà anche Gioele, ma i vostri parenti, i vostri amici, come hanno reagito a questa notizia? Senza dubbio è stata una notizia che ha un po' scosso tutti quelli che ci conoscono, che stanno intorno a noi, ma è stata anche un'esperienza edificante per tutti quanti, nonostante abbiamo un po' tutti delle paure, però ecco, c'è una soluzione per tutte queste paure che noi portiamo dentro,
perché se non avessimo saremmo sicuramente incoscienti, ma la forza dello Spirito Santo e la provvidenza, cioè come il Signore ha agito qui fino ad oggi per noi e l'abbiamo visto vivo, e così ecco, andiamo con questa certezza che il Signore ci accompagna e ci precederà. E questo a noi basta, ecco, avere questa certezza della sua presenza. Cristiano, che cosa vi aspettate da questa esperienza? Da questa esperienza ci aspettiamo di trovare sicuramente felicità, ecco, per noi, per stare laggiù e trovare Cristo anche lì, perché di questo siamo convinti, cioè che il Signore ci aspetta lì perché possiamo essere felici. E poi se qualcuno diciamo, conoscerà Cristo per la nostra presenza, allora ecco, saremo ancora più contenti di aver dato gloria a Dio. Don Marzio Farias è il parroco della chiesa di San Giuseppe in piazza 2 Giugno. Quest'anno partecipa alla devozione mariana perché nella chiesa di San Giuseppe è presente la Madonna della Pietà. Qual è la sua storia, Don Marzio? Noi siamo nella chiesa di San Giuseppe, che è stata consacrata nel 21 giugno 1842. E dopo che è venuta a Livorno, una possibilità di vedere che una chiesetta di una famiglia chiamata Ciappei avevano dei miracoli con questa presenza della Madonnina nella chiesetta della loro famiglia. Il vescovo viene a conoscenza di questi avvenimenti e provvede che questa famiglia possa portare l'immagine della Madonna addolorata in una chiesa. Da lì viene suggerita la chiesa di San Giuseppe e dal 1888 noi siamo custodi di questo quadro, di questa famiglia Ciappei che ha avuto in quel periodo tanti miracoli che ha fatto. Avere la possibilità di contemplare la Madonna in questa devozione della Madonna addolorata. Qui nella nostra parrocchia lei già è venerata da tanti anni, con i sacerdoti che sono passati nella nostra parrocchia e allo stesso tempo dei parrocchiani attuali. Ma la grazia di sapere che la Madonna che ha sofferto così tanto nell'amore a Gesù Cristo nella croce, è colei che ci accompagna, ci insegna a vivere e dare la testimonianza giusta di tutto quello che noi dobbiamo confrontare e superare nella nostra vita. Adesso alcune notizie dalla diocesi. Estate senza frontiere. Questo è il titolo della prima giornata di festa degli oratori che si svolgerà a Villa Corridi mercoledì 18 giugno, dove saranno coinvolti tutti gli oratori presenti sul territorio livornese. Un esperimento che nasce dalla volontà di trascorrere la giornata tutti insieme. L'evento avrà inizio con l'accoglienza di una band alle 10 del mattino, proseguirà per tutta la giornata con balli di gruppo, giochi, canti e attività varie. Il pranzo al sacco all'ombra degli alberi della villa. Non mancheranno inoltre il giocone e la visita del vescovo prevista per le 16:30. Viaggia in tutto il mondo per portare un messaggio rivolto alla valorizzazione della famiglia e per parlare dei problemi quali l'aborto, l'eutanasia, l'eugenetica e la liberalizzazione delle droghe. È Alexei Komov, ambasciatore delle Nazioni Unite del World Congress of Families, giunto a Livorno nei giorni scorsi nell'ambito di un ciclo di conferenze in varie città italiane organizzate dall'Associazione Provita. L'obiettivo del congresso, come ci spiega lo stesso ambasciatore, è quello di far riscoprire alcuni valori fondamentali per l'esistenza stessa dell'uomo, concetti quali la famiglia e il rispetto della vita, tipici del cristianesimo, che rischiano altrimenti di perdersi. E adesso alcuni appuntamenti per la prossima settimana. Mercoledì 18 giugno alle 10 in Villa Corridi, Estate senza frontiere. Per la prima volta gli oratori si incontreranno e giocheranno insieme fino alle 17. Alle 16:30 arriverà il vescovo. Giovedì 19 giugno alle 9:30 in Vescovado Assemblea del Clero. Alle 18, sempre giovedì 19 giugno, alle Sorgenti di Carità il Vescovo parteciperà alla presentazione di un libro fotografico di Riccardo Repetti sulla figura di Monsignora Blondi. Alle 21, sempre giovedì 19 giugno, alla Cripta dei Salesiani incontro di formazione per gli operatori Caritas dal titolo Racconto di un'esperienza, come testimoniare la condivisione. Venerdì 20 giugno alle 11 benedizione del nuovo mezzo della ditta Neri e consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli.
alle 19, sempre venerdì 20 giugno, il canto del Vespre e lezio con i seminaristi in seminario. Sabato 21 giugno alle 8, pellegrinaggio mensile diocesano al santuario di Montenero, animato dal terzo vicariato, in ricordo dell'abate Zambernardi nel centenario della nascita. Alle 10, sempre sabato 21 giugno, il vescovo incontrerà i pellegrini della Terra Santa del 2012 e del 2013 al santuario di Montenero. Domenica 22 giugno alle 18, festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo alla chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, canto del Vespro e processione fino alla cattedrale. Alle 21, alla parrocchia di San Matteo, festa di note e colori per sostenere i progetti Caritas. Grazie per essere stati ancora una volta con noi, ci rivediamo la prossima settimana con le notizie flash e fra 15 giorni con una nuova trasmissione. Ciao!